Buongiorno! Buongiornone! Siamo qui a giocare a Bloodborne. Su serio? Sì. Finalmente, dopo tanti mesi di attesa, il gioco che tutti quanti i possessori di una PlayStation 4 stavano aspettando. Esatto, si è rivelato un gran gioco, che è una cosa positiva, finalmente. Ce l'aspettavamo un pochettino, perché Bloodborne era l'esclusiva più attesa di Sony da tanto tempo. I From sono comunque una sicurezza e lo sappiamo bene, siamo fan della serie Souls da molto tempo, qua c'è una community molto forte legata alla serie Souls, ma Bloodborne non è un Soul, è un titolo molto diverso da tanti punti di vista. Oggi lo giocheremo e ve lo spiegherò. Io brutalmente mi sono dimenticato il pad, così leggo anche la chat, scusatemi. Perfetto, lui leggerà la chat, io ho qua le domande che avete fatto al Play Live, quindi comunque risponderò anche alle vostre domande, ragazzi. Il titolo è molto complesso, in pieno stile From, è abbastanza impegnativo, in pieno stile From, ed è molto più veloce, molto più esaltante, ma cominciamolo pure. Partiamo magari offline. Lo facciamo anche vedere il gioco, cosa esatto, dici? Esatto, assolutamente. Io qua non continuerò, anche se ho il salvataggio del New Game Plus su questa console. Vado su una nuova partita e così faccio vedere la creazione del personaggio. Una delle domande che c'erano nei commenti era proprio com'è questo New Game Plus, visto che il gioco È molto più difficile. Questo è il video iniziale, si parte nella clinica di Josefka, non si capisce perché si è qua, però si riceve questa infusione di sangue, perché a quanto pare il protagonista vuole diventare un cacciatore, vuole ottenere dei poteri grazie all'infusione di sangue. Non si sa di chi sia questo sangue, non si sa perché si debba cercare il sangue smunto o che cosa tu faccia lì. Come al solito, ragazzi, il lore è incasinatissimo, incredibilmente elaborato, incredibilmente complesso, tutto da scoprire. E non si capisce una sega. Nel senso, si capisce se vai a analizzare i singoli punti, tutte le descrizioni delle armi, tutto quanto, il background, cioè i pezzi del puzzle si attaccano tra di loro. Non è comunque di facile comprensione, quindi non aspettatevi una storia chiara. Tanto qua vedete la creazione del personaggio. Iniziamo. Sesso sì. E se dici sesso no, lo fai triste no, praticamente. Quanta simpatia. Vabbè. Sesso uomo, sesso donna, età giovane, matura, avanzata, facciamolo maturo. Origine sono gli archetipi, quelli dei vecchi Souls, per chi lo aveva chieduto. Per quello da pro è spreco d'ossigeno, con le caratteristiche bassissime tutte. Va bene. Però ce ne sono varie. Hai vitalità, resistenza, forza, abilità, tinta di sangue, arcano. Notate da subito, variano in base a quello che decidi. Credo che farò stavolta nobili origini, che ha blood tinge e abilità molto alte. Voglio una con abilità piuttosto elevata, ma non mi interessa molto la tinta del sangue. Infanzia problematica, resistenza elevata, vitalità bassa. Sto guardando, volevo fare un personaggio con abilità. Penso che farò professionista. Va bene. Professionista abilità 15. Abilità è quello che sostituisce la destrezza. Certe armi hanno dei modificatori legati all'abilità al posto della forza. Vabbè, passiamo all'aspetto. Ci sono chiaramente corporature svariate, slanciato, molto slanciato. Si può randomizzare l'aspetto? Assolutamente sì. Lo facciamo slanciato, ma puoi regolare la scala di petto, testa, addome. Posso farlo con la testa minuscola o con la testa grande, posso farlo con il petto abbastanza grande. Quindi c'è abbastanza piccolo. Personalizzazione. Sì, è notevole la personalizzazione del personaggio. Colore di pelle di base, dettagli del volto. Volti predefiniti sono parecchi. Oddio, non sono parecchi in realtà, sono pochini. Sono 10. Però cioè, tra i volti predefiniti c'è la possibilità di fare Nicolas Cage. No, di andare anche in viso simile, nel senso che per ogni predefinito ci sono visi simili. Quello di prima era uguale a Nicolas Cage. Sì, lo facciamo un po' più così. Caratteristiche, età apparente, puoi aumentare l'età anche qua, tipo estetica facciale, bla bla bla. Vedete che ci sono moltissime caratteristiche. Queste cose che piacciono molto ai giapponesi. Esatto, noi oggi ce ne sbattiamo un pochettino le balle. Magari sì, giochiamo. Giochiamo, ma facciamo una cosa molto importante, guardare almeno i capelli. Le barbe soprattutto. E le barbe, assolutamente. Capelli, ci sono svariate capigliature. Si chiedono tutti di fare il Valentini. Ok. No, aspetta. Ok. E barba. Ci sono tante barbe, è una cosa che io amo molto. Bellissima la barba da questo Valentini, Amish. Questa specie di Valentini medievaleggiante non mi dispiace. Mi puoi fare anche i baffi di... Baffi così, sono bellissimi. Di Dalì. Farò il Valentini, così, colore della barba, lo facciamo un po' più sul rossastro.
Toh, Valentini, così, va bene. E niente, questo è un simil Valentini, non ho voglia di star lì. Puoi mettergli anche gli occhiali, cosa molto bella. Perché io gli c'è anche gli occhiali da sole, bellissimo. Il monocolo, un Valentini con gli occhiali da sole. Ma è stupendo. Perfetto, ci sta. È molto personalizzabile, insomma. Ok, bellissimo. Ce l'abbiamo. Sembra un vampiro un po' steampunk sfigato, però... Inserisci il nome, facciamo... No, ho sbagliato, sorry. Cosa sta succedendo qua? Inserisci il nome. Come faccio? Ok. Come lo chiami? Fires. Firentini. Ogni riferimento a cose o persone realmente esistenti è puramente casuale. Ok. Concludi. Bene. Sottoscrive il contratto e si comincia nella clinica di Josefka. Filmato che avete già visto, se avete già visto il primo Pregianza Dice, e anche in parte nella recensione. Patarico ha detto che hai creato Valentini pervertito al parco. Esatto, Valentini pervertito al parco, quindi Valentini vero, insomma. Ci sono un bel po' di domande che avete fatto, ragazzi, a cui potrò rispondere durante il video iniziale, prima di iniziare a giocare. Ne avete fatte un bel po'. Allora, Sir Brocken chiedeva se i problemi tecnici citati nella recensione sono stati risolti dalla patch del Day One. No, perché noi la patch l'abbiamo già scaricata. E i cali di frame rate c'erano ancora e quindi comunque i problemi tecnici sono rimasti. Però ragazzi, From non è mai stata una un software house campionessa nel quanto riguarda il comparto tecnico. Beh, è una roba con cui ormai abbiamo imparato a convivere. È un peccato, ma non basta rovinare il gioco. Sì. Poi c'era una storia. Evil Loaf aveva chiesto un sacco di aveva fatto un sacco di domande, ma molto intelligenti, nel senso dubbi legittimi. Vista la scarsa quantità di armi e di statistiche, varrà la pena creare altri personaggi o rischiamo di trovarci più o meno sempre con lo stesso personaggio? Allora, una caratteristica di Bloodborne molto particolare è che non c'è il peso, ok? E la magia è gestita in modo molto diverso, non hai le scuole magiche, non hai gli incantesimi normali, è tutto è fondamentalmente un'arma la magia. Esatto, è un oggetto più che un'arma, è tutto molto più limitato, ma tutto si è gonfiato a livello di moveset delle armi, cioè la velocità dei cacciatori è sempre elevatissima, lo scatto è cambiato, è tutto molto più esaltante da giocare, le armi hanno dei moveset complessi e si trasformano, quindi tu hai una varietà maggiore di mosse a livello di melee. Se volevi le build come nei Souls potresti rimanere deluso, ma non è un Soul questo gioco. Cioè, il combattimento corpo a corpo è sempre esaltante, è cambiato molto, perché nei Souls era rotola, colpisci, para, contrattacco, usa la tua build fighissima con le magie bastarde e cose varie, ed era più uno sbizzarrirsi nel creare la build più fuori di testa, uh-huh, che non tanto un utilizzo un fattore di skill, anche se comunque c'era. Quindi non vedremo più streaming qui dalla redazione con build assurde come era successo con Dark Souls? No, non vedremo build assurde, ma oddio, in realtà però libertà nelle build c'è, uh-huh, perché le armi non sono pochissime e sono tutte veramente molto diverse tra loro, con delle meccaniche specifiche legate alla singola arma, ok, molto belle, si può fare, secondo me, la build con le armi da fuoco, ma è molto difficile perché i proiettili sono limitati. Si parte qui, nella clinica di Josefka. Chiede anche Evil Loaf, nella recensione abbiamo detto se non trovi la macchia di sangue perché i mostri l'hanno assorbita. Uh-huh. Può accadere anche con i boss? No, non mi è mai capitato che accadesse con i boss. Solo con i mostri normali. Cerca il sangue smunto per trascendere la caccia. Va bene, io intanto vado avanti con altre domande tratte dalla nostra, okay, pagina della diretta. Poi io risponderò ancora a roba di Villof, ma nel frattempo si comincia a mani nude. Sei disarmato e già a mani nude si ha un moveset complesso, nel, mm-hmm, senso che io comunque ho la possibilità di colpire a due mani. È possibile mani. Fare una build tutta a mani nude? No, togli troppo. Stile Monaco. C'è un'arma che è per i cazzottoni, mm-hmm, molto in avanti nel gioco, la trovi. Qua c'è una sorta di tutorial. Come ci sono gli archi? No, ci sono le pistole e ci sono le fucili. È possibile fare una pistol run? Che l'ha chiesto Valentini, questo, chiaramente. E si comincia col lupo, cercherò di... È possibile o no? Credo di sì, sinceramente. Non è una passeggiata. Il lupo si può uccidere, è possibile batterlo senza... Valentini te verrebbe dicendo... Senza farsi ammazzare. Non è una passeggiata, ma lo farò. Ma lo farò, sì. Perché lui è uno sborone. Di solito ti ammazza il lupo perché chiaramente non è uno dei mob più facili in circolazione. Ah, puoi anche non morire. Sì, puoi anche non morire, che non è quello che sto facendo io.
Sei morto. E sono morto. Però se muori, finisci subito nel sonno del cacciatore, quindi conviene morire in realtà, perché finisci subito nel tuo hub. L'altra differenza dai Souls, dove normalmente dovevi trovare degli NPC che facevano varie cose, è che tu hai tutto nel sogno del cacciatore. Uh-huh. Tutto è concentrato lì, quindi hai il potenziamento delle armi, il miglioramento delle rune, che poi spiegherò, il miglioramento delle gemme, il livellaggio dall'automa, e tutto quanto è nel sogno. E il vendor, dove vendi e acquisti gli oggetti, tutto nel sogno del cacciatore. Tutto qui. Ora ve lo descrivo un attimino, ma all'inizio non vedrete praticamente niente. Eccoci qui, tutti belli belli nel sogno del cacciatore. È questa casotta, in questa zona con la luna e tutto quanto, dove tu devi tornare ogni volta per livellare. Quella che ti livella è questo automa qua, che però adesso non funziona. Perché non funziona? Perché noi abbiamo a zero quella roba lì con l'occhio, che si chiama Insight. Ti faccio una domanda che ti ho in realtà fatto prima fuori a telecamere spente, ma la ripropongo qua, visto che la domanda è di Romeo G. La domanda non è di Romeo G, ma è di White Diablo. Ma nel gioco il rischio di cadere nei burroni come un pregianza qualsiasi è ancora alto? Sì. No, in realtà ce ne sono molti di meno. Allora, invece di prendere la manaia... No, la risposta. Traduco dal pregianzese all'italiano. No, non ce ne sono così tanti di burroni. Prendo il bastone filettato, che non avevo preso l'altra volta, che è l'arma più veloce perché ho deciso di fare una build externa. Forse sto facendo una cazzata, non l'ho mai usato. E, insomma, ti danno subito delle armi variabili. Prendo la pistola, perché con l'artibugio non mi trovo moltissimo. E poi il taccuino, che è quello che ci serve per lasciare i messaggi, perché come nei Souls puoi lasciare i messaggi. Stiamo giocando online o offline adesso? Stiamo giocando offline. Ok. Anche perché la console non è connessa. Vanno equipaggiati immediatamente, bastone filettato in una mano, puoi equipaggiare due armi in una mano e due armi in un'altra come al solito. Varie cose, oggetti rapidi, taccuino qua e via. Vedete che ho questo bastone filettato, che così è un bastone molto, molto di classe, combo basilare. Appena ricarico la roba, questo è l'attacco caricato, che è un affondo. Ok, ci sono ancora gli attacchi in salto, quindi avanti più cose, attacco in salto. Non c'è più il calcio né lo spaccamento della guardia, però c'è ancora l'attacco dopo la schivata, nel caso che sono infilettato è questo qua, e l'attacco in corsa. E poi si trasformano le armi, il bastone filettato è una frusta. Che figata. E io posso utilizzare attacchi moveset variabili così. E poi c'è un attacco. Mi porta alla mente tanti bei ricordi con Castlevania. Esatto, esattamente. E il bastone filettato, contrariamente alle altre, è una delle armi che trasformate rimane a una mano. Perché bellissimo, la maggior ragazzi. Parte delle armi, una volta trasformate, non ti permettono di usare le pistole. E invece il bastone filettato ti permette di utilizzarlo perché è un'arma dexterity. Le altre di solito guadagnano un attacco in più a livello di moveset. È un'arma molto figa, non credo che faccia tantissimo danno, ma è molto utile. Vedete che c'è il vendor qua, che vi vende la roba. Ma noi non abbiamo anime, e tra l'altro non ci serviranno un cazzo finché non abbiamo Insight. Che non sono anime, ricordiamo. Sì, è sangue in realtà, è sangue, le chiamo anime per l'abitudine. Queste lapidi sono i teletrasporti, quando sbloccherete le aree si sbloccheranno. E le altre sono per i Challenge Dungeon che spiegheremo poi. Magari poi caricherò il mio salvataggio nel New Game Plus, vi farò vedere un attimino come sono strutturato. Hai sentito a proposito del sangue dell'iniziativa del... Beh, molto carina, molto molto carina. La raccontiamo per chi se la fosse persa. In Danimarca, se voi oggi andate a donare il sangue presso un'associazione di donatori di sangue, vi regalano Bloodborne. Sì. Cioè voi andate a donare il sangue e vi danno una copia di Bloodborne o di un altro gioco per PlayStation 4. Sì, 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 sì. È molto, è veramente una bella iniziativa. Altra domanda di Villaf chiedeva: secondo voi lo stile di combattimento frenetico e l'utilizzo dell'attacco pesante per fare backstab riuscirà a ridurre la piaga del giro tondo che affligge il PvP? Quasi senza ombra di dubbio sì, perché il backstab è quasi inattuabile nel PvP con la velocità di movimento del gioco. E eseguirlo non è una passeggiata, quindi si ridurrà quasi completamente, secondo me, sta cosa che tutti inseguivano tutti solo per fargli un backstab. Ecco, no, perché il bastone filettato è un gran range, ma togli veramente poco. Ma è morto subito perché era già a metà punti vita. Questo è messo qua solo per darti le fiale di sangue. C'era anche una domanda, più che una domanda, era una un'osservazione di NameStarling86 che dice: quanti sono i caricamenti? Sono tanti. Sono tanti.
Sono tanti. E durano più di quanto dovrebbero durare, in realtà. Sono un po' pallosi. Non so, uno dopo ci fa l'abitudine e non gli pesa più così tanto. Beh, tu nella recensione giustamente hai scritto: in un gioco in cui si muore tanto è più fastidioso dover aspettare per il caricamento che doversi andare a recuperare le anime, quasi, che è una roba un po' paradossale. Sì, infatti. Però vabbè, cioè, ci sono caricamenti molto peggiori. Mi dà molto più fastidio i cali di frame rate. Tristan Stark dice: clinica di Loresca. Lo sai che anch'io tutte le volte che mi compare Josefka leggo Loresca. Leggi Loresca. Cervello che se ne andato. Ecco, la cosa impressionante di questo gioco, che mi ha veramente intimorito, è che io l'ho finito molto rapidamente, perché ormai sono abituato con i Souls e sono riuscito a finire una ventina di ore, che è meno di quanto ci avevo messo a finire Dark Souls 2. Mm-hmm. Ma quando avevo finito Dark Souls 2, tanto là c'è il primo stronzo che si trova. Primo sgherro. Ti ha dato fuoco. Sì, questi con la torcia sono molto fastidiosi. Quello che ho usato è la fiala di sangue, che ti cura. Non è più la fiaschetta Estus, adesso hai le fiale di sangue. C'è un po' di Ragdoll. Sì, c'è è l'Avok, è tornato, l'avevano tolto in Dark Souls 2, adesso tu puoi spostare i nemici quando vai sopra. Come in Demons. Sì, come in Dark 1 anche, tra l'altro. È abbastanza ridicolo, ma è carino, cioè fa sempre ridere. Qua si trovano un botto di fiale di sangue perché si deve arrivare al boss. Questo è... Ecco, tra l'altro, non l'ho fatto vedere, ma lo switch dell'arma lo puoi fare mid-combo. Nel senso che se io inizio a colpire così e poi switcho l'arma, lui gli dà un attacco e poi va a mid-combo. Quindi praticamente le combo sono... Sono variabili. Variabili. Sono variabili. E tutto è molto complesso. Adesso per partire bisogna tirare giù queste scalette. Come si salva, chiede De Lucato? Salva lui automaticamente, non hai un punto di salvataggio. Non ci sono i fuochi. No, sì, ma non è un salvataggio. Cioè il gioco serve tiene... solo per il gioco. Se tu spegni il gioco in un punto, riparti da quel punto. Ok. Il gioco salva continuamente, non puoi ricaricare se hai fatto la cazzata, capito? Quello è il bello e il brutto dei Souls, insomma. I checkpoint sono le lanterne, di cui adesso vedremo la prima. Esistono i marchingegni, ti chiede Franz 894. I marchingegni? È una domanda che non riesco. Esistono oggetti offensivi utilizzabili in vario modo, tra cui un lanciafiamme e altre robe. Questa è la lanterna che ti permette di tornare al sogno del cacciatore, quindi checkpoint. E queste illuminate, queste finestre illuminate, contengono della gente. Ok. A cui puoi parlare per avanzare la storia o capire cosa devi fare. Alcuni sono positivi, cioè alcune sono persone utili, tra cui questo Gilbert che non sta troppo bene. Alcuni sono tormentati, pazzi, okay, e non servono assolutamente a niente. E il la gente qui dentro in una specie di coprifuoco non esce per via della caccia? La caccia, esatto, anche perché se esci ti ammazzano. Ok, fondamentalmente. Ma la caccia di stanotte è diversa dal solito, più pericolosa, più ferale. Cioè, insomma, gli Arnam sembrano avere speranze stanotte. E tu le leve per le scorciatoie intendevano per il... Ah, sì, un bordello, ragazzi. Allora, a struttura mappe, questo gioco è tornato neanche a Dark, è tornato a Demons. Nel senso che tu hai la lanterna all'inizio della zona, devi arrivare al boss senza lanterne. Se non trovi la scorciatoia che ti riporta subito al boss, ti devi rifare tutto, quindi prima del boss conviene sempre cercare la scorciatoia. Che allegria. E non sono così difficili da trovare, però sono veramente ingegnose, cioè ci sono dei collegamenti ogni tanto che ti fanno veramente ribaltare la testa, sono incredibili. Qua adesso questo esce all'improvviso tutto incazzato e muore in un colpo così, perché sì. Potrei buttarmi qua sotto e tagliare, ma non vedo perché dovrei farlo, vi faccio vedere la prima parte, insomma. Qua, ammazziamo subito lui. Desmite ti chiede, ma i nemici droppano altro oltre ai consumabili? No, cioè rarissimi nemici, solo alcuni tipi di nemici droppano cose non consumabili. Non aspettatevi di trovare già, cioè sono pochissime le armi nei forzieri e gli oggetti direttamente utilizzabili nei forzieri. Armi ed equipaggiamento droppano principalmente grazie a dei segni che certi cacciatori uccisi lasciano, che poi te li sbloccano da comprare nel negozio. E però se ti chiede, il doppiaggio italiano fa rimpiangere quello inglese? Non è malvagissimo, ho sentito di molto peggio. Intanto qua attraggo questo con un sasso, perché c'è anche questa tecnica qua per evitare bordello. Non è malvagissimo, ti dirò. Sì, l'ho segato subito. Qua però faccio subito una cosa, e non è andare a farmi ammazzare dal ciccione che c'è qua a sinistra, perché è un mostro molto più forte di quanto
io possa aspirare a uccidere adesso, o meglio lo potrei uccidere ma ci farei molta fatica e consumerei inutilmente delle cure che mi serviranno. Ma apro questo cancello che mi riporta già subito qui, e si capisce subito l'antifona, perché già subito c'è una scappatoia che mi riporta dove? Alla prima lanterna, per evitare di fare tutto il giro, insomma. Quindi una volta che hai aperto questo cancello posso passare da quel cancello lì, sì, senza problemi alcuno. Adesso ci sono molti nemici in questa strada, ci sono anche delle lanterne con della gente con cui si può parlare. Già la prima zona è abbastanza complessa, ma l'hanno giocata un po' tutti quelli che hanno giocato alla alfa, insomma. Ah, ecco, anche questa è una domanda interessante. Tristan Stark, i dungeon sono svuotabili dopo le 15 run in stile Dark Souls 2? No. Stavolta i mostri non despawnano più. Quindi puoi ucciderli, puoi farmare 400 volte e farmare, sì. Non c'è più il despawn dopo un tot, che era una cosa che toglieva anche molta difficoltà a Dark Souls 2, perché cioè quelli che non riuscivano a passare in realtà potevano andare avanti con la terapia d'attrito, nel senso che tipo ammazzavano costantemente. Però non potevi fermare per contro. In realtà perché non io contro servi... quel cacchio di titani volevo farmare, non ci sono mai. Ma riuscito. In realtà non ti serviva neanche, perché prendevi tanto di quell'esperienza che alla fine ce la facevi lo stesso. Questo ha un lungo raggio, ma io ho una frusta e un raggio molto più lungo. Mi piace questa. Le armi sono bellissime. Bellissime. Cioè, sono di un'originalità alcune eccezionale. Cioè, la mia preferita che ho usato spessissimo. Le mie preferite sono, perché ho usato una build principalmente strength, il Kirkhammer, che peraltro si sblocca già dopo il primo boss, che è sto martello in cui si infila una spada, che diventa martello e spada a seconda dell'eventualità. Intanto qua posso bussare la gente e mi cacciano via. Perché schifoso non... forestiero. Esatto, tu sei uno straniero, quindi a Yharnam non sempre sei ben accolto. Valdraxis, le lanterne si sbloccano con l'uccisione dei boss come in Demon, oppure si sbloccano con l'uccisione dei boss come in Demon? Di Falò come in Dark Souls? No, l'ho appena detto. C'hai la lanterna all'inizio e basta. E poi uccidi il boss e si sblocca. Ok. Se non trovi le scorciatoie, sono cazzi tuoi. Sono veramente cazzi tuoi. Notare che c'è l'infamia dei Tron. Credo che Dargez si riferisca al fatto che Edge deve aver scritto che ci ha messo 40 ore per finirlo. Edge, sono delle seghe. Sono delle seghe, questa è la risposta dei nostri perché non l'ho esimi finito, colleghi inglesi. Non l'ho finito solo io, ma cioè io l'ho giocato, cosa molto divertente che abbiamo iniziato a fare da Dark Souls 2 in realtà, in una chat di Facebook con altri colleghi di altri siti. Tra cui Fossetti, Walone, Tosini e quella gente lì. E ci stupivamo ogni cazzo di volta di tutte le cose che trovava uno e non trovava l'altro. Tipo, sono andato qua, c'è una porta chiusa, come si apre? E nessuno capiva come aprirla. Oh, ho trovato questo NPC e qua c'è una... Dicevi che c'è una porta che è ancora rimasta chiusa che non... Più di una! Cioè, io ho finito il gioco con due porte che non ho mai capito come aprire. Né io né i miei colleghi. E quindi crediamo di aver a tutti gli effetti perso delle zone. E poi nel New Game Plus abbiamo cercato di trovare questi segreti, ma non ce l'abbiamo fatta. Non solo, ma io ho l'impressione fortissima che in sto cacchio di gioco ci sia qualcosa di molto simile ai Darkrite nel primo Dark Souls. Cioè un modo di raggiungere un finale completamente alternativo a quelli del gioco, cattivo tipo. Perché c'è una caratteristica nei set di armature che si chiama bestialità. E questa, teoricamente, al massimo dovrebbe portarti a trasformarti in bestia quando usi un determinato oggetto che si chiama pillola di sangue, che si trova quasi subito, che ti potenzia la forza. Però quando arrivi al limite, ammazzando nemici, non ti trasformi. E quindi io non capisco se è perché tu debba fare qualcosa per arrivare a ottenere questa trasformazione oppure no. Cioè non si capisce una... Qualcuno è riuscito a trasformarsi in bestia? No. Cioè sono le cose proprio di Miyazaki, capito? Cioè qua dentro ci sono tantissimi segreti. Nessuno di noi ha idea di cosa cavolo fare, di chi trovare, perché, come, eh? Siamo arrivati al finale del gioco capendo la metà delle cose. E qui servirà la wiki, nel senso che cioè sono quelle chicche nascostissime, fighissime, che tu vai a goderti davvero quando giochi con quando c'è il gioco l'hanno preso 400 persone, cioè 400 milioni di persone, quello adesso mi spara, e hanno trovato questi segreti incredibili, oppure sono andati veramente a cercare nel codice del gioco e via così. Capito? Beh, non bisogna sottovalutare il potere di internet. Nel giro di una settimana troveranno le soluzioni. Sì, a tutto. Probabilmente tutto, però cacchio. Pensa che mi raccontava. Cioè, questi sono secondo me gli ultimi giochi dove
ci vuole del tempo prima che tutto esca fuori immediatamente. Mi raccontava lo sviluppatore di Elite Dangerous che hanno messo la sonda Voyager nel sistema solare e l'hanno beccata subito. E lui diceva, secondo i nostri calcoli, avrebbero impiegato almeno 15 giorni per trovarla. Ce l'hanno messi due. Ci hanno messo 5 ore. Ecco, fantastico. Eh no, perché non puoi prevedere quanto cacchio siano. Vordem ti chiede se è possibile giocarlo con l'audio in inglese. Sì, mi sembra proprio di sì. Poi magari, sai cosa facciamo vedere prima della fine? Mm. Il press kit che è molto bello, abbastanza sì, figo. È molto bello. E poi ve lo facciamo vedere. Non ce l'ho qua tutto, qua soltanto la confezione, ma è veramente molto bello. Qua ci sono alcuni dei mostri più inquietanti del gioco. Li trovi spesso. Adesso ve li farò vedere. Qua c'è, sono altre cose da bussare. Molte pazze, delle vecchie pazze, tipo. E qua sotto c'è. Ci sono quelle che amo chiamare i corvi gallina. Corvi senza ali che ti corrono in faccia così, in allegria. Perché gli piace farlo. Fanno le uova anche? Spero di no. Non mangeresti le uova di corvi gallina? Urna di petrolio che penso che equipaggerò al volo. Pensate che usciranno DLC, chiede Playtech 90? Non lo so, è plausibile, dipende dalle vendite. Però di sì, però. Perché sono usciti con Dark, esatto. Con Dark 2 è probabile che usciranno anche qua. C'è da dire che non sono così obbligatori. Ecco, questo mostro qua picchia come un cazzo di fabbro. Le fialette sono ipercumulabili come le erbe di Demon. Arrivi a 20. Arrivi a 20 e poi non ne puoi più accumulare. Ci sono degli oggetti che ti permettono di averne di più, ma 20 è il numero limite. Ecco, tra l'altro la cosa che state notando probabilmente è bella quest'arma, ma durante la frusta sei vulnerabile. Cioè hai un range della Madonna, ma ogni volta che colpisci con la frusta non puoi schivare mid. E anche il backstab è cambiato, no? Esatto, lo puoi utilizzare solo con l'attacco pesante. Quasi impossibile da eseguire al di fuori del single player, insomma, salvo che tu non sia veramente un mostro. Qua ho trovato altre Molotov e adesso c'è il boss che cercherò di affrontare immediatamente schivando probabilmente buona parte dei nemici, perché sennò mi ammazzano al volo. Però una roba ve la voglio far vedere, anche perché prima di andare al boss probabilmente pensavo di Ecco, StefanG91 ti dice che le porte che non sei riuscito ad aprire sono dei DLC. No, non credo. Non credo, perché ci sono proprio degli oggetti, cioè ti dice proprio trova la chiave X, cioè ti manca la chiave. Verrà venduta a 5 euro tra un mese. non credo che sia dei DLC, perché mi ha dato proprio l'impressione del gioco di avere davvero dei pezzi che non ho capito, non ho trovato. La Jared Official ci chiede se i Chalice Dungeon durano solo 3 livelli. Assolutamente no. I Chalice Dungeon variano in base al calice che usi. Alcuni sono più profondi, 4 livelli, 5 livelli. C'è il parry, ti chiede il Fusero 91? No, c'è lo stun con l'arma da fuoco, che non ho ancora utilizzato perché sono nuovo. Adesso ho tratto questo cane che verrà qui a rompere i maroni. Spero che verrà qui a rompere i maroni. Anche se diverso, può essere minimamente paragonato alla serie Souls, chiede Franceschino Panelino. Assolutamente sì, perché a parte che si porta dietro alcune beghe della saga. No, ed ecco no, Pregi che muore. No, non con un cazzo di cane. I cani maledetti sono fastidiosissimi, specialmente se hai un'arma non velocissima. Io con l'arma velocissima avrei dovuto segarli subito, ma in realtà non è stato così, perché sono una zega e perché in live le mie prestazioni devono essere persino peggiori quando gioco normalmente. Sì, maledetto bastardo, ma adesso io sfrutto il fatto che colpisco attraverso le pareti per colpire. Bravo, usa ecco, è una cosa che accadeva anche in Dark, cioè non l'hanno corretta sta roba delle hitbox. Potevano un attimino impegnarci di più, però vabbè, non è così problematico. Ho trovato altri proiettili di mercurio, cosa molto bella: quando trovi degli oggetti in più rispetto al limite vengono messi automaticamente nel contenitore che c'è nel sogno del cacciatore, quindi non li perdi, insomma. Ora qua, invece di andare a farmi ammazzare da quei cazzo di due lupi manari che ci sono là davanti, correrò e andrò nella seconda scorciatoia di questa zona, che è molto carina, mi è piaciuta veramente un sacco. Qua non mi ricordo, sì, c'è un oggetto, esatto. Molto molto carina, e ti dimostra che se persino nella prima area, che è quella più semplice, ci sono corciatoie di questo livello, immaginati in quelle dopo, perché c'è veramente della roba molto elaborata.
qua sono salito, qua ci sono i lupi mannari e qua uso la tecnica Usain Bolt. Ciao lupi mannari, fate un piacere. E qua mi butto giù. Ora tu dici, qua su non posso tornare. E hai ragione. Oddio. Ostra, ragazzi. E c'è... Ah! Mi sa che la tecnica di Usain Bolt questa volta non funziona. Ha funzionato. Funziona benissimo. Devo solo trovare la casa da aprire. Non è qui, è lì. Sento rumore di lupi mannari, eh? È sbagliata la strada. No, no, se ne è andato. Se ne è andato. Va bene così. Forse era questa. No, ok, forse no. Era. La troverò. No. Vedo come se qua, ne è andato. È là. La apros. Qua adesso ci dovrebbe essere uno stronzos. Eccolo qui. Per chi chiedeva se serve l'illuminazione, se ci sono zone buie come questa, ma non è così obbligatoria. Certo è che... è molto meglio rispetto ad Ark, cioè qua l'illuminazione serve effettivamente. Ma cosa fa il tizio sulla sedia a rotelle? Muore, ti spara se gli vai davanti. Infatti a un certo punto pensavo fosse un NPC, ho provato a parlargli e ti ha sparato. E mi ha sparato in faccia. Adesso io ho aperto questa scorciatoia e posso tornare sopra da questa scala qua. Ma adesso non torno sopra, torno al sogno del cacciatore, dove potenzierò leggermente l'arma per non farmi massacrare il culo dalla bestia, da quella bestiaccia maledetta, che probabilmente mi massacrerà il culo lo stesso. Ma... ho visto che qualcuno ha già scritto che il level design è spettacolare. Com'è il level design? Spettacolare. Visto, confermiamo. Il level design è veramente qualcosa di eccezionale. È Miyazaki, cioè si vede che è Miyazaki. Cioè la differenza da Dark Souls 2 è notevole. Dark Souls 2 aveva una bellissima art direction, ma a livello di level design non era così contorto. Dark Souls 1 era eccezionale perché era una spirale che si congiungeva su se stessa e si ricollegava tutta. Okay. Bloodborne è così, cioè tutte le mappe sono collegate tra loro a livello spirale, hanno dei passaggi che ti portano da una parte, dall'altra, dall'altra, dall'altra ancora, e tutto questo nonostante tu abbia i teletrasporti, quindi è proprio una roba di un contorto incredibile. Com'è la varietà delle ambientazioni dei nemici, ci viene chiesto? Molto elevata, molto molto elevata, molto più di quanto mi aspettassi. Qua adesso si è aperta sta porta, sono entrato qua e c'è lui che è German, amico dei cacciatori, personaggio molto misterioso che non dovrebbe essere nessuno dei cacciatori, ma c'è, e ti dice cosa fare, ti spiega un po' di roba. Era sicuro per il cacciatore, un'officina non puoi usare anche un tempo e via. L'automa è quello che ti livella, ma io ora non lo posso usare, però ti posso far vedere queste due cose. Uno, qua c'è il deposito degli oggetti, dove è finita tutta la roba che ho trovato in extra, tra cui anche le molotov, e il potenziamento delle armi. Si potenziano le armi, non si potenziano i vestiti, perché il gioco vuole proprio che tu ti difenda con la schivata. C'è una scelta di game design questa, non c'è quasi niente che ti potenzi la difesa al di fuori delle rune, perché il gioco vuole che tu schivi tutto, praticamente. Mm-hmm. Cioè, tutto il gameplay è basato attorno a questo. Posso già potenziare il bastone filettato perché ho le pietre del sangue e ho abbastanza anime per farlo. L'ho già riparato. Snake Salvo chiede, consigliate l'acquisto ad un fan dei Souls? Secondo me sì, perché è molto bello il gioco, è molto diverso dai Souls, ma alla base mantiene sempre quel senso di appagamento e difficoltà nel battere i boss che è proprio dei Souls. Il level design e il lore nascosto è sempre quello dei Souls. Questa è una cosa che non posso usare adesso. È veramente molto figo per un fan dei Souls. Cioè io li amo i Souls, questo non è un Souls, è molto differente, ma ho adorato questo gioco, mi è piaciuto veramente tanto, nonostante abbia delle grosse differenziazioni dalla serie madre. È davvero un grande gioco. Tra l'altro qua, sempre domanda di Villof, c'era l'area gravità è sempre letale, si muore ancora se finisci nei burroni, ma il danno da caduta è molto più limitato. Quindi ti spinge anche a esplorare saltando a volte giù da qualche parte? Sì, ogni tanto sì. Poi. Vabbè, niente. Ci vengono chieste domande sulla difficoltà. Ci vengono poste delle. Allora, una cosa che ho notato sulla difficoltà è che, vabbè, New Game Plus è estremamente più impegnativo. I boss diventano veramente un dito in quel posto. Sono veramente brutali e difficili da ammazzare. Nella normal non ho trovato grandi difficoltà, perché quasi tutti i boss li ho uccisi alla seconda o alla terza run. Tranne alcuni degli ultimi che ho ucciso al primo tentativo, perché ero già molto potente. Cioè succedeva quello che succedeva un po' in Demons. Quando ti potenzi troppo, i boss nella run normale diventano abbastanza facilotti. Arriva la notte prima o poi? O tutto... No, non c'è il ciclo giorno-notte. Il cielo dipende solo dagli eventi in game. Okay. Cambia.
un certo punto, ma no, non c'è il ciclo giorno-notte. Wow. Adesso vediamo se riesco a non farmi uccidere dal chierico bestia. E ora mi vedrai ancora utilizzare la tecnica Usain Bolt, perché non ho voglia di combattere contro quei cazzo di più mandari maledetti. Dove sei tu? Non mi ricordo. Chi è la colpa? Qua. Vaffanculo, ma sei... Vabbè, andiamo. Valdraxis chiede, è in grado di farti trascorrere centinaia di ore? Centinaia non lo so. Però è plausibile, perché i Chalice Dungeon hanno un potenziale infinito. Poi ve li spiegherò, ragazzi. Sono dungeon procedurali che hanno un potenziale enorme. Cioè, tu puoi andare avanti veramente, ma veramente a lungo con i Chalice Dungeon, secondo me. Specialmente se li giochi in cooperativa. Il gioco di per sé è molto bello. Sai cos'è? Perde un po' a livello... Vedi che li nascondono sempre bastardi dietro negli angoli bui e nei momenti bui. Cosa stavo dicendo? Ah sì, non ha il quantitativo di build dei Souls. E questo è un punto a sfavore per chi faceva 200 personaggi. Però i cacciatori si diversificano molto tra loro, e quindi c'è sempre un motivo. È un po' più rapido il combattimento. Di brutto, veramente di brutto. Molto più rapido, perché poi non essendoci il peso, tutti i cacciatori si muovono alla stessa velocità. E adesso è il momento di affrontare Tarzanone, che se mi ammazza non lo batto più. Adesso non lo batto più per il resto dell'eternità. Buongiorno! Dio mio, quanto sei brutto. Quanto mi stai sul cazzo, tanto. Beccati questa petroliata in faccia, intanto. Il famoso chierico belva. E questa molotovata in faccia che ti toglie 300 perché ti ho petroliato e sei anche stordito, quindi adesso ti metto. Bam, bim, invece non ti metto in cazzo. Sei incazzato? Sì! Wow. E si muove tanto il chierico bestia. Tra i primi boss dei Souls è uno di quelli più fastidiosi che io abbia mai trovato. Scappa, scappa, scappa. Provate. Ho un bel po' di robe. Devo cercare di usare l'urna di petrolio per... Fuck! L'ho schivato. Non sembra. Non so come. L'ho schivato, ma non sembra, ma l'ho schivato. E adesso molotov in faccia, perché te la meriti tutta. No, bisogna di un'arma veloce, non posso usare la frusta. E adesso è incazzato. Ed è incazzato, il suo pattern cambia, diventa molto più aggressivo. E questo ti sembrano due manate, sono 3, 4, 5. Ti ricordo come colpisci, figlio di puttana, non mi freghi più stavolta. No, no, troppo morto. Tutte in faccia, devo dire. Tutte! Questo l'hai mancato. Ho mancato brutalmente. Pistola. Stia maledetta. Ho preso. Pistola. Devo stare sempre. Non puoi andare avanti solo a pistola? No! Cioè, sì, ma hai 20 proiettili, nel senso, okay. Non li togli fondamentalmente un cazzo col pistolone, quindi... Ecco, quella di ritorno me l'ho rimontata. Questo ti ha fatto male, eh? Sì. È proprio stronzo, è proprio stronzo. Sì, tu sei proprio stronzo. Sì, sì, urla, urla. Puttana. Pezzo di... La telecamera va un po' dove vuole quando schivi. Solo con questo boss. È l'unico boss del gioco... con una telecamera che è un dito nel di questo livello. Quante fasi ha questo boss? Solo questa. Nel senso, quante volte si incazza? Un paio. Siamo alla prima. Mi sto sparando in faccia tutti i proiettili, però non gli tolgo niente. Sto solo facendo incazzare. Sto sperando che funzioni il counter a un certo punto. La schivata ha dei freni di vulnerabilità. Ti ha preso? Sì. Non vedo più cazzo, maledizione! Si sta incazzando. Ecco, la telecamera qui è un dito in quel posto terrificante, perché oggi è tutto un dito in quel posto. È tutto un dito in quel posto, sì. Ma d'altronde adesso continuo a fare questo alle persone. Farle un po' incazzare. Smettere di picchiare, mi hai detto bastardo. Ok. Vabbè, che ti sta molto in faccia. Non si vede niente. Non si vede un cazzo. Tanto che. Aia, aia, aia. Fuck! Sono bloccato. Sono molto bloccato. Scappa, scappa, torna indietro. Lo so, non è che facile però, questa telecamera. Solo sto boss qua, io non capisco davvero come gli sia saltato in testa. Preso. Preso. Quante volte fai? 10. Gliele ho sparate tutte addosso. Salta! Però adesso forse me lo infilo. Sì! Prima fase. Ok. Molto bene. Bruciandomi tutte le molotov perché avevo paura di morire. C'è ancora la nebbia, ti chiede Etro 91. Sì.
Stemma da cacciatore con spada, notare, è apparsa quella. Quindi uccidendo il boss appare la roba. Andiamo al suono del cacciatore, dove puoi potenziare. Ho 4 punti insight adesso. Me ne basta uno in realtà, e con i punti insight vedi ciò che non vedono gli umani normali, e quindi l'automa prende vita, che è quello che ti livella praticamente, insomma. Un po' come accadeva in Demon's in Dark Souls 2, c'è un NPC che ti permette di livellare. Ed eccola qua, in piedi, tutta allegramente, e in più mi dà anche gli oggetti del multiplayer. Campana del richiamo, colpo del silenzio. Salve, buon cacciatore, sono eccolo un qua. Automa, nobile cacciatore, e io caccerai... Si chiamano Echi del Sangue adesso, praticamente le armi. Si lamentano tutti della telecamera in questa fase. Ed è solo con quel boss lì, quella telecamera di merda lì, cioè negli altri non c'è, perché le aree sono molto meglio studiate, sono molto più aperte e la visualizzazione del tutto è molto meno fuori di testa. Mm-hmm. L'unico boss con cui ho veramente avuto problemi seri di telecamera è stato il Chierico Bestia. Una volta segato lui, il problema è scomparso nel nulla. Ma comunque qua adesso livello un po' di abilità, livello un po' forza, no, forza mi serve niente, resistenza. Abilità, basta, abbastanza. Come puoi battere i boss in cooperativa online? Chiede sì, Ted Mosley. Assolutamente. E come sì, si fa ad evocare un alleato? Allora, come è cambiato il multiplayer di Bloodborne? Non hai più il segno per terra che trovi, ok? Cosa abbastanza insensata a mio parere, perché nella sua stupidità ti permetteva di piazzarlo in dei posti abbastanza imboscati dove lo trovavano solo i tuoi amici. Mm-hmm. Ora, per trovare i tuoi amici più facilmente, puoi impostare una password, che credo di poter mettere già anche in offline, rete, qua, abbinamento password. Mm-hmm. Se tu setti la stessa password di un tuo amico, il gioco trova quelli con la stessa password. Quindi hai molta più probabilità di trovare un tuo amico. Quindi si possono creare dei gruppi di gioco. Assolutamente. Inventiamoci sì, una password per Spazio Games, allora, così... Però è... sì, potrebbe essere anche semplicemente Spazio Games, per dirti. Se uno scrive Spazio Games, tu trova tutti quelli che hanno scritto l'abbiamo Spazio Games. È deciso. Spazio Games. Spazio Games tutto sarà minuscolo, la password di Spazio Games. Tutto minuscolo, con un simbolo di Batman qui alla fine. Qui tu... con un simbolo di Batman alla fine. Qui tu usi la campana del richiamo, ok? E quando la suoni, non puoi chiaramente suonare nel sogno del cacciatore, la suoni all'inizio di una zona e evoca quelli che hanno suonato un'altra campana... che è la campana che adesso vi faccio vedere se è già sbloccata. German non c'è più, sparito. Qua c'è un altro negozio che è un po' imboscato, non è ancora sbloccato. Si compra con l'intuizione una campana che ti permette di farti evocare, insomma, per aiutare la gente, oppure nel New Game Plus. Quindi comunque già dovete mettervi d'accordo. Sì, comunque ti devi mettere d'accordo con i tuoi amici. Non c'è vecchio metodo, non via c'è Skype, una lobby, non c'è una chat. Certo, c'è li inviti via chat di PS4, chiaramente, però via così. E niente, qua appunto siamo così. E adesso io ho 762 anime che ne ho spese forse troppo e sono stato un po' un cretino, perché è cosa buona e giusta comprarsi subito il Kirkhammer, che è la mia arma preferita se hai una build strength, e i vestiti da cacciatore, che sono un completo che trovi a inizio gioco. È talmente ben messo a livello di statistiche e resistenze che io l'ho usato fino alla fine, perché non hai un potenziamento dei completi, quindi dipende molto dalle loro resistenze. E l'abito da cacciatore di arma ha una resistenza al veleno molto elevata e alla follia abbastanza decente, e in generale una difesa fisica abbastanza alta. Avendo tutte queste caratteristiche sei a cavallo già subito, potresti anche tenere quello tutto il tempo. Cioè i completi li metti più per un fattore di stile che per altro. Ok. Ma io lo voglio comprare, quindi userò Starugia del Sangue Freddo. Ne ho tre e le uso tutte e tre, perché come al solito sono l'equivalente delle anime. Quindi cioè, si parla di roba che ti dà... ti dà anime praticamente. Renduz chiede: si tratta veramente di un gioco a sé oppure qualche riferimento nascosto ai Souls? C'è. C'è sempre, ragazzi, in realtà, qualche riferimento nascosto ai Souls nei giochi di Miyazaki. Quanto siate in grado di coglierli dipende da quanto avanti siate con lore. Quanto, cioè, io personalmente non ne ho colti tantissimi, però di sicuro qualcosa c'è. Torniamo al Grande Ponte, perché dal Grande Ponte
si arriva alla seconda zona, che sono le fogne. Sono le fogne ed è una bellissima zona. Cioè, oddio, bellissima, no, brutta. Cioè, va, fa cagare. Cioè, è piena di fango, è piena di sangue, piena di morte, di distruzione, ratti, giganti e cose brutte. Okay. Però è bella come zona da giocare. Lui dice che le fogne fanno cagare. In genere è il contrario. Cioè, sono il prodotto finito. Sì, le fogne. Sono il prodotto finito del fare cagare. Esatto. Però va bene. Cosa dice la chat di bello? Cosa dice la chat di bello? Dice tante cose. Ci parlate di come funziona il PvP? Il PvP, io non ho trovato l'arena, che è una cosa che un po' mi dispiace, perché in Dark Souls 2 e Dark Souls 1 il fatto che ci fosse, oddio, poi in realtà la faranno i giocatori, perché è sempre così, cioè i giocatori di solito decidono un posto dove tutti vanno a menarsi e lì c'è il PvP. Il fatto che non ci siano gilde, cioè gilde, patti dedicati, cioè il luogo sicuro ma non è un patto, e roba dedicata al PvP, porta il PvP a essere collegato direttamente alla volontà di bloccare l'avanzamento di un giocatore. Cioè tu puoi entrare nella partita di un altro giocatore e dargli botte mentre lui cerca di arrivare al boss o combatte o arriva. Quindi praticamente rompere le balle agli altri. Le balle agli altri, esatto, che è una cosa che piace a molta gente. Sì, sì, per carità. Perde però tanto, secondo me, della verve di Dark Souls 2. Cioè, l'unico vero difetto, secondo me, di questo gioco, che non è legato al cambiamento, non è legato al mutamento, perché secondo me è una cosa buona, perché se io volessi giocare a un Souls, giocherei un Souls. E perché credo che arriveranno altri Souls o altri titoli di quel filone, perché ormai è un marchio molto famoso e quindi arriveranno sicuramente altri titoli di quel tipo lì. Di sicuro arriva Dark Souls su Next Gen a breve. Esatto, quindi. Ma... Bloodborne è un gioco a parte, con delle caratteristiche comuni, ma che fa cose completamente diverse. Quando è che esce Dark Souls? Non me lo ricordo, ma non molto. Non manca molto. Non manca molto, no. È un gioco molto differente. Sono arrivate diverse richieste di vedere il New Game Plus. Va bene. Cioè, dai, lo vediamo dopo, dai. Guarda, entro un attimino nelle fogne, vi faccio vedere solo come sono, e poi andiamo nel salvataggio che ho sul New Game Plus. Non ci sono troppi spoiler? No, perché sono all'inizio, cioè okay. Il salvataggio che ho qua è quello col PlayStation Plus, quindi okay. Non sono andato avanti, è proprio all'inizio del New Game Plus. Ecco, una cosa, due cose in realtà non mi sono piaciute di questo gioco, solo due, complessivamente. Il PvP, perché secondo me col fatto che è limitato a livello di build, è più limitato rispetto al passato e... non è altrettanto ben gestito, quindi non è altrettanto importante. Di qua si va alle fogne, altro passaggio segreto, ma non solo qua, cioè, ci puoi arrivare anche da un altro punto, qua ci arrivi. È pieno di questi cosi da rompere per... Sì, per passare, per vedere, trovare segreti e cose varie. Sarà arrivato giù? Sì. Sì, buongiorno, salve, è stato un piacere, non voglio morire. Il danno da caduta è molto più basso rispetto a prima, come ho detto. Ma niente, dovrebbe avermi mollato dalle palle. Dovremmo esserci levati dalle palle il cagnaccio. Infatti è caduto ed è morto. Lì ha ogni tanto fa ste cazzate. Come nel vecchio Dimas alla fine. Esatto. Io il primo boss l'ho ucciso facendolo cadere. Frusca. Beh. No, non il primo boss, il primo mob grosso. Il primo boss era quella specie di testuggine, si ricorda bene. Dove? Demon. Quella specie di testuggine. Sono ancora vivo. Vedi che mi fa poco danno la caduta? Solo che ci sono un sacco di ratti. Ah. Sì, sto cazzo. Mamma mia, sono tantissimi. Tanti ratti, ma io ho una frusta. E la frusta li becca tutti. Oh, no, 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 sono morto. Sono morto. Va bene, andiamo a farmi un po'. Ho fatto anche il figo dicendo: e la frusta li becca tutti. Te la sei cercata. Sono un cretino. Ma va bene. Perché non hai visto il live che ho fatto ieri, in cui mi sono... Ho fatto un'uccisione fighissima, ho detto solo un pro e poi mi hanno ucciso. E poi ti hanno ucciso. E poi tra l'altro c'è nel New Game Plus ho la mia arma preferita, che è lo spadone componibile. Fighissimo, l'ora è fighissimo. Va bene, tipo, ci credo. È tipo fighissimo, è proprio fighissimo. E è un'arma... Ti hanno detto vogliamo la pentakill e poi sei morto. E poi sei morto, giustamente, grazie. Perché va bene, vabbè, cioè, ok. Intanto notate il caricamento, come ho detto, è lunghetto. Usciamo. Penalità per la morte? A parte nessuna, la perdita della... Nessuna. E questa è una cosa... Si perdono solo le... Tutto è stato cambiato per aumentare la frenesia del gioco, aumentare la sua velocità, la sua rapidità. Infatti, in realtà dura 20 ore, ma sembra molto più longevo, perché non smetti mai di giocare.
e di andare avanti. Anche quando muori, tutte le volte che muori, come nei Souls, ma anche in modo più marcato, non è ho fatto la cazzata, ora devo recuperare dalla morte perché sennò mi spaccano il culo. No, è ok, ho sbagliato, adesso ritorno lì e lo rifaccio. Ok, ho sbagliato ancora, torno lì e lo faccio in un altro modo. Lollo Giro chiede, c'è sempre il margine di infallibilità per le schivate come in Dark Souls? Il margine di infallibilità, penso intenda la finestra di invulnerabilità. Sì. Sì, certo, assolutamente. Se no, come avete visto prima, quando ho schivato sotto al pelo la bestia, mi avrebbe distrutto. In realtà no, c'è una leggera finestra di invulnerabilità. Tra l'altro, come ho detto, la schivata cambia se targhetti l'avversario. Se sei targhettato è uno scatto laterale velocissimo, con una finestra di invulnerabilità peraltro leggermente più ampia. Se non lo targhetti, hai la solita rotolata con una finestra di invulnerabilità leggermente più bassa, ma uno spostamento maggiore. È molto figo perché rende tanto l'idea del combattimento veloce, scattoso, rapido, adrenalinico. E funziona molto bene. Cioè, tutte le scelte che Miyazaki ha fatto, le ha fatte in realtà. Avevo conservato qua. Ok. Ecco, questa è la mia arma qui. È fichissima. Ed è uno spadone che si compone, cioè il fodero dello spadone e la lama dello spadone. Ed è bellissimo. C'era qualcuno che chiedeva il moveset, ve lo faccio vedere. Intanto qualcuno in chat si lamenta che questo sembra molto più facile. Perché perché l'ho già giocato, nel senso, so già cosa mi aspetta. Lo spadone ha un bellissimo moveset, veramente molto rapido, molto, molto veloce nonostante la forma. Con delle modifiche che poi cambiano, è velocissimo quando è solo la spada. Adesso ti faccio una domanda che ultimamente in rete ho letto molte volte. Secondo te c'è la possibilità che in futuro questo gioco arrivi su PC? Arrivi su PC? Allora, hanno recentemente svelato... Ah no, io cazzo qua il boss non l'ho ancora fatto. Non vedo che me ne vado. Perché non volevo farvi vedere il Game Plus vero e proprio, che no, non l'ho equipaggiata, sono ancora giù. Sì, va bene, state buoni. Volevo anche usare quelle 30.000 anime qua per comprare dell'altra roba e farvi vedere degli altri moveset. Vediamo se riesco senza farmi ammazzare. Dove sei? Stanno arrivando i mostri. Sì. Qua. E infatti mi ha preso, porca troia! Sei poco furbo anche tu. Lo so, ma ho anche abbastanza resistenza da sopravvivere a una mangiata. Però notare quanto mi ha tolto, cioè, tipo 4 volte tanto, neanche una, neanche due. Ci sono boss memorabili? Ho preso dei sedativi, che non era quello che volevo prendere in realtà. Ci sono dei boss memorabili, sì. Assolutamente sì, ci sono dei boss veramente fighi in delle location veramente eccezionali. Una battaglia in particolare è notevole. A livello di pattern non sono molto più melee rispetto al passato. Ci sono dei boss molto originali, però un paio di boss sono molto, hanno delle belle idee. Una applicata meno bene, ma un paio sono molto interessanti. Sono Luca Grancappello, sì, c'è una trasformazione probabilmente, ma non nessuno l'ha trovata. Nessuno sa come fare, nessuno ha capito come diventare bestia e perché, se è possibile. Sarebbe molto figo, ma crediamo di sì. Abbiamo anche chiesto agli sviluppatori, non ci hanno detto niente, vediamo. Vedremo. Comunque, torniamo un attimo nel sogno del cacciatore, dove voglio farvi vedere i Chalice Dungeon, chiaramente, e un po' di roba a livello di armi e moveset, perché c'è della roba veramente figa a livello di armi e moveset. Ho 30.000 anime, non so se mi bastano a comprare ad esempio i doppi coltelli, che sono bellissimi, e c'erano anche nella alfa, se non sbaglio. Sui DLC, ragazzi, non sappiamo niente al momento, ancora nulla. Allora, compriamo qualche arma, vedete che ce ne sono parecchie e non sono tutte, questo. Posso comprare, no, non posso comprare la lama della pietà, che erano i coltellazzi. Posso però comprare roba come il fucile lancia, il perforatore. Esiste la possibilità di avere due armi a distanza? Sì. Sì. No, in realtà no, scusami. Sono io che ricordo. Niente due pistole, insomma. Puoi usare una pistola sola. Ok. Sì. Cioè, in realtà c'è un'arma che è a distanza, per certi versi. Non posso usarla perché non ho le caratteristiche per utilizzarla. Perché c'è un furacessi come arma in fondo? È il tontius.
È uno sturacessi? No, è una mazza. Adesso te la faccio vedere. È una mazza a forma di sturacessi. No, questo è lo scudo. Non è uno sturacessi, è una mazza elettrica molto potente. Ah, ok, va bene. Che si trasforma e diventa elettrica. Vedete che anche le armi hanno dei sistemi molto differenti. Tipo il Tontrius si carica elettricamente, questa è la sua forza. È una cosa bellissima, cioè tutte le armi hanno sti moveset particolari. E il Kirkhammer, che a me piace moltissimo, perché è l'arma strength più forte del, cioè, l'arma strength del gioco praticamente, che cioè, mid combo puoi mettere il martellazzo e poi sono martellato di morte, e ha sia questo attacco qua ad area che l'attacco pesante normale caricabile. Già che ci sono, visto che l'hanno nominato in chat, vi avevamo promesso che questa settimana sarebbero arrivate novità su di un fantomatico gioco con il 6, gli arcobaleni e altre cose. È stata spostata la cosa. Intelligentemente spostato l'embargo. Ma non possiamo dire quando. Per non sovrapporsi a questo gioco qua. Anche, sì, non è una cosa. Però vi diciamo che presto arriveranno. Questa è un'arma molto figa, ad esempio. Quando dico che le armi sono veramente tanto diverse tra loro, questa è un'arma fighissima. È il perforatore. È praticamente una specie di lama idraulica che puoi caricare per fare delle mazzate di morte. E così lo carichi e diventa tipo un cazzottone. Ed è fichissimo, cioè. È abbastanza figo, sì. Bam. Boom. E quella secondaria come fa? Niente, si accorcia praticamente. Cioè, idraulico diventa più lunga o più breve. E così diventa praticamente un maglio. E così diventa una specie di spada. Okay. Io mid combo posso utilizzare la trasformazione. E così è una mazzata. Ma se la utilizzo così, è un affondo a carica esplosiva. C'è il limite delle fiaschette di sangue, chiede Tristan 20, Stark, abbiamo detto 20 prima, ma può salire 20. Con le rune. 20 ma può salire con le rune. Le rune ve le faccio vedere, già che sono in New Game Plus, perché credo di poterle già utilizzare anche qua. Sono svariate e aumentano delle caratteristiche passive del giocatore. Ne puoi equipaggiare varie. Molto bene. E E poi c'è il rinforzo con le gemme del sangue, che è tutto, perché praticamente tu puoi potenziare le varie armi con un numero smodato di gemme, che ne aumentano tanto le caratteristiche e sono molto utili, ed è molto importante utilizzarle. Come sono le musiche, chiede Playtheon 90? Molto belle, il sonoro, l'audio è sempre di alto livello. Dunque... Allora, vi faccio vedere che stavate dicendo sulla versione PC prima che il pregi. Scusami, bravo, chiedo perdono. Loro avevano detto non arriverà mai la versione PC perché è un'esclusiva PS4, ma Amazon France ha recentemente leakato la versione PC di Bloodborne. Cioè, hanno scritto... È venuto fuori che nelle possibilità di acquisto, di ordine di Amazon France, ci sarà anche Bloodborne PC. Non poteva essere semplicemente un errore? Potrebbe, ma Amazon France queste cose le ha già fatte. Okay. E fino adesso ci ha sempre preso. Cioè, tipo, l'aveva fatto con un po' di giochi, in realtà. E poi si è scoperto che effettivamente c'erano. Certo che non sarà una cosa immediata. Insomma. No, chiaramente. I From non ignorano più il mercato PC, ormai. Però è chiaro che... Su Xbox One invece? No, quello è assolutamente impossibile. Dici? Se arriva su PC con tutto il... Non credo assolutamente, perché credo che Sony gli abbia fatto il... Cioè è un'esclusiva Sony, come Demons. E credo che Sony gli abbia messo veramente la clausola nel contratto che per quanto riguarda le console, PS4 è l'esclusiva. Comunque, questi sono i Chalice Dungeon. Il primo è uguale per tutti. Sono i dungeon procedurali. Quando tu trovi dei calici, puoi usare dei materiali per crearli. Io il calice ptumeriano ti dà il labirinto ptumeriano. Con vari livelli, se tu li completi, viene generato proceduralmente, tu trovi varia roba e ci combatti e via così. E tu puoi In basso a destra c'è il glifo del calice. Se tu hai quel che codice lì... Password. Esatto, è una password. Se tu hai quel codice lì e vai in una delle lapidi vuote, puoi fare il rituale del calice. Se sei online, puoi fare ricerca sotterranea o cerca per glifo calice. Se un tuo amico ti dà quella password,
tu hai il suo Kalis Dungeon lì, mm-hmm. quindi te lo può passare in qualunque momento, cioè puoi giocarlo anche da solo. Ottimo. Ok. Ricerca sotterraneo è se tu il Kalis Dungeon lo metti aperto e ti trova tutti quelli open lasciati online. Mettiamo le password come ai vecchi tempi, come esatto, quando non c'erano i salvataggi. E ora ve lo faccio vedere, un Kalis Dungeon, vi faccio vedere il mio labirinto plumeriano partendo dalla camera da sigillo. Sono dungeon con delle ambientazioni che variano in base al calice utilizzato, che hanno dei boss per ogni piano, che variano e sono delle versioni potenziate dei mob, ma il boss alla fine di tutti quei piani è più potente, cioè è un boss unico, diverso da tutto quanto, è molto figo, uh-huh. cioè è a livello di quelli del c'è gioco. C'è Raymander che è un po' critico nei confronti del gioco, dice io vedo molta meno varietà nel gameplay ed una difficoltà bassa, quindi dei Souls non ha niente. E invece non è così. Perché la difficoltà non è bassa, assolutamente, è molto più alta del normale, e in particolare quando arrivi alle zone più avanzate te ne renderai conto, perché ci sono sempre le solite porcate del veleno e cose varie. Come vi ho detto, ragazzi, la difficoltà sembra bassa, ma lo sta giocando uno che l'ho appena finito, e quindi non è che è esattamente... Quindi sei già... Esatto, cioè se volete vedere... Sei già rodato. Se volete vedere quanto ho bestemmiato, vi basta guardare il Pregenza Dice, e lì siete a cavallo. Ci sono anche strade alternative, come puoi vedere qua dentro, nel labirinto ptumeriano. Generato a caso, trovi nemici e robe a caso e non sai cosa aspettarti. Qua ad esempio c'è... Mi dicevi che ci sono anche nemici all'interno dei dungeon procedurali. Dei che non dungeon. Ci sono nella campagna. Esatto. Ogni tanto sì. Madonna quanti ratti, madonna quanti ratti, madonna quanti ratti. Quanti cazzi di ratti, però muoiono come un altro. E guardate quanto tolgono nel New Game Plus. Con una mazzatina, ti puoi ricaricare praticamente l'energia attaccando mentre stai prendendo subito danno, ma non è sempre fattibilissimo. E un altro? No. Muffa tombale è sempre roba per il labirinto, cioè per il dungeon procedurale. Se muori in un dungeon, che cosa succede? Che torni alla lanterna del dungeon, tutto qui. E poi dalla lanterna del dungeon puoi tornare al sogno del cacciatore, tutto qui. Il mondo è sempre interconnesso, chiede Etram 92. E questo mi ha lanciato una roba veleno. Sì, è interconnesso. Vedete, quello è il veleno con un coltello che mi è arrivato in faccia, non mi ha avvelenato, ma questo è probabilmente il set con più resistenza al veleno del gioco. Quindi immaginate cosa vuol dire in New Game Plus avere nemici velenosi contro, e ci sono delle zone dove il veleno è veramente molto forte. Quindi la facilità non è di casa, ragazzi, ve lo posso assicurare. Sì, sono creati in maniera randomica questi dungeon, sì, però viene salvata. Sì. Cioè, una volta creato il dungeon rimane, poi potete cancellarlo e fare crearne un altro, quando diavolaccio volete, ma... Ci sono boss che ricordano quelli dei vecchi capitoli, che li patarini. Sì. Ad esempio, alla fine del primo labirinto ptumeriano c'è questo cane infuocato, che si è già visto tra l'altro in molti video. Dai, sti cazzi di ratti. Notare, i ratti si muovono in gruppo. Ecco, questo è il New Game Plus, è da bestemmia il New Game Plus, perché comunque tu sei velocissimo e tutto quanto, ma i nemici tolgono 4 volte tanto, il che vuol dire che ti basta una cazzata e sei morto. E questi sono dei ratti, ok? Io sono di livello 75 in questo salvataggio. Quando vai dai boss... non è facile. Cioè... quando From ha detto i nostri sviluppatori stanno facendo fatica a superare il New Game Plus, non mentiva. È tosto. New Game Plus è veramente tosto. Ecco, l'altra cosa che dicevo, mi credo di essermi bloccato, non mi ricordo se l'ho detto oppure no, che il New Game si va subito nel New Game Plus quando finisce il gioco. Non mi ricordo se l'avevo detto. Non mi ricordo nemmeno io, perché forse non ti stavo ascoltando. Ottimo, va perfetto. Bene così, era l'altra cosa che non mi piaceva di questo gioco. Cioè, nel senso che nei Souls avevano trovato questa roba bella, questa buona idea che finivi il gioco e poi decidevi tu se andare nel New Game Plus oppure sbatterti nel balle e completare tutto. Qua no, qua se finisci il boss finale sei diretto nel New Game Plus. Quindi attenti, se volete trovare tutto il trovabile prima di spaccarvi il culo nel New Game Plus, dove tutto è 10 volte più difficile, meglio forse è il caso subito. Non affrontare subito l'ultimissimo livello. E Luca Grancappello dice che i mancati 60 fps sono una grave lacuna del gioco. Sono una lacuna, però te lo ricordi un Soul a 60 fps? Io no. Su PC, non su console, ma non sul mio PC. Questa è una cosa sul mio triste. Invece sì, ed era molto bello. Ma
e via, si avanza di qua. In realtà io questo piano l'avevo già fatto. C'è anche la lanternina. Notare che si prende anche molto più sangue quando ammazzi i nemici in New Game Plus, perché sono già 20.000 anime. Prima di vederle all'inizio del gioco dovrà passare del tempo. Vedete, questo è tutto procedurale. Qua dentro c'era il boss, che ho già ucciso. E una volta morto lascia la lanterna e tu vai giù nel piano dopo. Okay. Locanter 95 chiede se è necessario rigiocare per sbloccare tutte le armi. Rigiocare per sbloccare tutte le armi. Cioè, se bisogna giocare New Game Plus per accedere alle armi. Sì, in particolare per un'arma. Ma c'è sicuramente almeno un'arma che va usata nel New Game Plus. Che si può trovare nel New Game Plus. Almeno una, cioè. Però ragazzi, ce ne sono un po' di armi nascoste in gioco, non sono tipo solo 10 le armi, ce ne sono credo almeno una ventina, non vorrei dire una cazzata, forse una quindicina, forse una ventina, non lo so, ma ce ne sono nascoste e come ottenerle non è così automatico. Qua a livello 2 del labirinto plumeriano, bla bla bla, eccetera eccetera, insomma ci siamo capiti, no? Io il labirinto, la nebbia l'abbiamo già detto ragazzi, c'è ancora, c'è. Torniamo nel sogno del cacciatore. E via così, cioè nel senso io... Lei Teo 90 ti dice, giudizio personale, qual è il tuo preferito tra i Souls e Bloodborne? No, io continuo a preferire Dark 1, come, per come sono fatto io, perché a me la roba delle build piaceva molto. Cioè la roba di poter fare le build come cacchio vuoi, io continuo a preferire il primo Dark Souls, perché mi convinceva di più a livello... Cioè Demons è bellissimo, però mi è piaciuto di più Dark, perché lo trovavo più compatto, concreto, non lo so, non so come spiegarlo. Ci sono nuovi nemici nel New Game Plus? No, sono i vecchi potenziati. Non è come in Dark 2 dove se tu vai in una zona trovi 8 spettri rossi che ti spaccano il culo. No, ritrovi le stesse cose, solo che i nemici hanno dei pattern nuovi, nel senso che hanno più mosse, sono più aggressivi, attaccano di più. Cosa molto bella questa, perché il pattern quando perché ti dimostra che hanno calcolato i pattern proprio attorno alla difficoltà. Quindi cioè, ti ritrovi anche dei boss che fanno delle robe nuove che non facevano prima e sono pericolose. E l'altra roba è che i nemici sono tutti molto più resistenti e tolgono uno sfacelo. Tolgono veramente uno sfacelo. E io lo trovo molto bello tutto questo, nel senso. Cioè, tra l'altro qua vi ho fatto vedere un po' tutto quello che vi potevo far vedere, nel senso tutto quello che vi dovevo far vedere. Sì. Perché nel New Game Plus qua posso, in questo salvataggio posso andare solo a Yharnam. Si può non livellare mai nel gioco? Sì, ma sì. E credo ci saranno quelli che faranno la level 1 run, come l'hanno fatta in Dark, come la fanno in Dark Souls 2. Io non si può, nel senso, io non potrei mai. Non sono abbastanza bravo per fare una roba del genere. Ma abbiamo dei ragazzi nella community, anche un paio di cui abbiamo postato nelle news e che seguono Spazio Games, che hanno la skill per fare una roba del genere. L'hanno già dimostrato. E secondo me faranno la level 1 run loro. Come funzionano i muri segreti? Chiede Etram92. Non ci sono i muri illusori. Qui è tutto a segreti nascosti in modo infame. Nel senso che tu qui non hai il muro illusorio di solito. È proprio delle aree in più. Nel senso che c'è un'area che è un angolino che magari non avevi notato dove devi andare, dove trovi da roba strana, tipo, vabbè, non vi sto a spoilerare delle robe, voglio evitare, ma ci sono un bel po' di cose di questo tipo qua. Però io sinceramente quella invece è una roba che non rimpiango per niente, perché secondo me spezzava molto il gioco andare in giro a dare botte a tutti i cazzo di muri e a cercare tutti i muri illusori, e è molto meglio che mettano delle aree facoltative direttamente collegate dove tu puoi decidere se andare o no. Stefan G91 chiede se c'è un sistema di gesti per comunicare. Sì. Ok. E anche qui si possono sbloccare dei gesti parlando con determinati NPC. Classici gesti linking. Esattamente. Saluto, eccetera. Ok. Numerus Rex 1986. Io che sono novizio per quanto riguarda questo tipo di giochi, potrei approcciarmici lo stesso? Se sei uno che non c'ha mai giocato, non ha mai giocato a un gioco di questo un tipo. Souls, Bloodborne compreso, nonostante sia un po' più diretto, può essere terribilmente traumatico. Se sei abbastanza bravo con i videogiochi, puoi farcela tranquillamente. E poi ci appariranno walkthrough a raffica nei prossimi giorni. Da lì a dire... Se no c'è il Pregenza Dice. Se no c'è il Pregenza Dice, esatto.
da lì a dire... Quando arriva la prossima puntata domani? Credo di sì. Ok. Se l'upload da casa mia, ma come Dio comanda. Ma cercherò di farlo uscire un po' più rapidamente, saluto le puntate, ragazzi, perché voglio cavarmene il prima possibile, perché okay, se no rimango troppo bloccato. D'altronde il gameplay è già tutto registrato, devo montarlo, ci vuole un po', ci vuole un bel po', però ce la posso fare. Per il resto, boh, io te lo consiglio perché è un bel gioco, però è molto impegnativo. Se... cioè non saprei come dirti come provarlo, se ce l'ha un tuo amico uh-huh, e te lo dà e non riesci proprio ad andare avanti a Yharnam, forse non è il caso. Se invece vai avanti abbastanza fluidamente, sì, perché è un gioco che comunque merita di essere giocato, ricco di segreti, con un lore Simone fighissimo, un'ambientazione Simox eccezionale. Chiede, la trama si capisce o è sempre ben nascosta all'interno della lore? È sempre ben nascosta all'interno della lore. Cioè... è uno di quei giochi, ancora una volta avremo bisogno di Vatividia, credo, nel senso che tipo dovremo seguire il suo canale, con lui che tipo va a esplorare tutte le descrizioni, tutti i dialoghi per capire chi è questo, cosa ha fatto quello e quell'altro. Si capisce un po' di quello che succede mentre vai avanti, è un po' più chiaro, diciamo, a livello di cose, ma ci sono ancora troppi punti oscuri, io cioè non ho capito veramente la metà della roba, se non di più. Altre domande che così chiudiamo, perché comunque no, molti dicono io aspetterò la versione PC, che al momento non esiste. Non esiste, ragazzi, non è neanche detto che arriverà mai, potrebbe essere veramente stato un errore di Amazon France. Non è detto che arrivi la versione PC. Che senso avrebbe solo su PlayStation e poi farlo uscire su PC, chiede Xi Judas. Ci sono stati un sacco di giochi che erano solo su e poi sono arrivati... Sì, di solito non da PlayStation, perché Sony tiene molto strette le sue esclusive. Sì. Però non ti so dire se accadrà anche in questo caso oppure no. Ah, tra l'altro c'è un cilindro, aspetta che mi metto col cilindro, che è una roba... ho il completo col cilindro, che l'avevo comprato ed è bellissimo. Allora... ti chiedono per quale motivo hai dato 9. Perché il gioco mi è piaciuto moltissimo e ritengo che sia una coraggiosa differenziazione da Dark Souls, perché avrebbero potuto tranquillamente sedersi sugli allori mm-hmm, e riproporre le stesse identiche cose. Invece hanno voluto cambiare completamente il combat system, hanno voluto modificare ampiamente l'approccio al gioco, mm-hmm, velocizzarlo enormemente, concentrarsi sul melee e sul combattimento corpo a corpo. Attualmente, lo diciamo, questo è il gioco con il voto, con il voto più alto dell'attuale generazione su Metacritic, quello che so. Sì, ma anche su Spazio Games in realtà, perché... Beh, no, perché ci sono quelli Wii U. No, dico, se non consideriamo su PlayStation 4, dicevo, sì, se non sì, consideriamo sì, sì, The Last of Us in versione remastered, che prese 9 in versione. Sì, ma solo per la... cioè non consideriamo i remaster in questa cosa, sì, perché comunque... se non consideriamo, dicevo, The Last of Us, questo esatto, è il gioco, questo è il gioco col voto più diciamo alto. Diciamo il nuovo gioco che ha preso più voto. Esatto, ed è il gioco secondo me che merita l'acquisto della PlayStation 4. È davvero un bel gioco, ragazzi. Però è chiaro, cioè, io capisco che molta gente ami i Souls e vedere certe cose completamente trasformate possa infastidirla. Ha infastidito anche me, per certi versi. Però poi, giocandolo, mi sono reso conto che non era un Souls e dovevo giocarlo in un altro modo. Ed è quante un grande sono gioco. Le armi e i vestiti, ti chiedono? Non lo so con esattezza, perché non li ho trovati tutti, ragazzi. Ce ne sono un po', non tantissimi, molti di meno dei Souls, ma, no, ma ce ne sono un po'. Una cosa che questo gioco, secondo, in cui questo gioco, secondo me, dà la paga ai Souls è l'atmosfera. Cioè, è orrorifica, è agghiacciante a tratti, ci sono certe ambientazioni che sono veramente da malattia mentale, mm-hmm, c'è della roba visionaria in sto gioco. Non vi voglio spoilerare niente, ma alcune zone avanzate di sto gioco sono veramente eccezionali, sia per quanto sono contorte in sé, sia per quello che c'è, per quello che vedi. È ha veramente un immaginario horror impressionante che spazia da Lovecraft a Dracula in un nanosecondo. È eccezionale. Franceschino Panevino ci fa notare che abbiamo dato 9 anche a Dragon Age Inquisition. Infatti, secondo me è meritatissimo. Però non è un gioco, non è un'esclusiva. Cioè, qua si parla di esclusive, ragazzi. Questa è la prima esclusiva dell'attuale generazione che su Spazio Games ha preso 9. Uh-huh. Dragon Age Inquisition era un multipiattaforma su tantissime piattaforme. E questa è un'esclusiva. Tra l'altro tu l'avevi giocato su PC, se non sbaglio. Esatto, l'altra più alta, se non sbaglio, che ha preso il voto più alto è stata Forza Horizon 2 su Xbox One. Sì, 8 e mezzo. E al di fuori di quei due giochi lì c'era stata la Halo Collection, che aveva preso 9 perché è una collection incredibile. Poi invece l'online disastrato, l'abbiamo abbassato a 7 e mezzo. L'online non l'hanno ancora risolto completamente, paradossalmente. Che tristezza.
Oddio, così dicono, ma in realtà col matchmaking io ho visto che ci sono ancora dei problemi e quindi finché non sarà risolto tutto io al 9 non ci torno. Per il resto, oddio, dovrei rimettere, prenderlo in mano comunque perché un po' che non ci gioco, ma questo e Forza Horizon 2 sono i due migliori giochi al momento della nuova generazione. Ori and the Blind Forest anche su Xbox One è molto bello, su PlayStation 4 insomma la situazione è che si sta un po' si sta un po' migliorando. Su PlayStation 4 c'è anche Resogun, che è diventato ancora meglio di quanto era già all'inizio dopo l'ultima patch. E qual era l'altro gioco? No, basta, cioè, siamo lì, nel senso, è così la situazione. Sì, ce ne sono anche Xenoverse, hai dato un bel voto. Xenoverse non è un'esclusiva. Giusto, hai ragione. Cioè, oddio, PS3, PS4 sì, in realtà. Sì, sì, è un'esclusiva, Xenoverse, sì. Però sì, diciamo che insomma si sta un po' migliorando tra multipiattaforma, forse quest'anno con le esclusive va un po' meglio, se partiamo con questo 9 forse va un po' meglio, tralasciando il fatto che ne hanno già rimandate alcune delle più importanti, diciamo che il c'è PvP, ragazzi, c'è, ve lo faremo anche vedere, ma non siamo online. Tra l'altro al momento non credo ci siano moltissimi giocatori in linea. Va bene, dai ragazzi, insomma questo è Bloodborne, vi ho spiegato ampiamente nella recensione le motivazioni per cui mi è piaciuto, sono quasi 20.000 battute di recensione, abbastanza esaustiva, e 14 minuti di video review. A chi consigliamo il gioco? Agli amanti dei Souls, agli amanti dei titoli impegnativi, agli amanti dei giochi con grande atmosfera e dove devi trovare tu il lore, dove devi andare tu a esplorare le cose, agli amanti dei segreti e agli amanti del combattimento frenetico, queste sono sicuramente le persone che meritano di giocarlo. È un grandissimo gioco, è davvero un grandissimo gioco, non lo preferisco a Dark Souls 1 per gusti personali, è molto diverso, non aspettatevi un Soul quintessenziale. Le caratteristiche simili ci sono, ha delle qualità proprie, uniche, che lo rendono secondo me un gioco eccezionale e ha meritato tutti i 9 che ha preso, secondo me. Ne ha presi a bizzeffe, così occhio, perché gli è andato qua praticamente tutti i 9. Qual è il metascore in questo momento? 93. 93? Sì. Controlliamo se non si è aggiornato in questi Quindi paradossalmente noi siamo stati cattivi, perché ha preso dei 95 dei 10, così occhio. Però no, secondo me non meritava il 95. Secondo me coi problemi tecnici e i dubbi che ho sollevato sul fattore delle build, 9 è il voto giusto. Allora, al momento Bloodborne 93. Resta, 93, sì, 93. 93 di Metascore, va bene. Ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi, sì. Allegramente. Come siamo belli. A conglomeration. A conglomeration of hallucinations. Come cazzo me l'hai tradotto il mio commento finale? Ma va bene. A conglomeration of hallucinations. È bello conglomeration of hallucinations. Fa cagare, ma va bene. Ok. Ci ma vediamo la prossima. Ti vanno bene le mie traduzioni in inglese. Va bene, la prossima volta te le scrivo. La prossima volta gli manderò una cosa con scritto It's a good game. Va bene? Okay. Non te la prende, secondo me. Me la prende. Ragazzi, noi chiudiamo qua allora. Già, ciao a tutti. Godetevi la review, godetevi il Pregenza Dice. Ci vediamo. Se avete altre domande che vi vengono in mente dopo, o magari vi vedete questa diretta in replica e volete porle, io vi ricordo che domani alle ore 17 ci sarà il nostro appuntamento con le domande e le risposte, quindi non mancate, ricordatevi di inviare le vostre domande, eccetera, eccetera, eccetera. Yes. Giovedì poi ci sarà il DLC di Evil Within e venerdì chiudiamo con non mi ricordo cosa. Neanch'io. Vabbè, mi verrà in mente. Sì. Cose importanti, cose belle, molto belle. Sicuramente. Ci vediamo alla prossima live. Ciao. Il preschit, è vero. Il preschit, aspetta, vado a prendere il preschit, ragazzi. Grazie per avercelo ricordato. Ve lo facciamo vedere, assolutamente. Intanto sto cercando di ricordarmi che cosa facciamo. Devo recuperare il preschit. Cosa faremo venerdì? Dove diavolo l'ho messo? La mia memoria fa cilecca ultimamente. Il preschit, tra l'altro, sento me stesso in sottofondo. In maniera abbastanza alzheimerosa. Ah giusto, che scemo, ride facciamo. Facciamo ride, ammesso e concesso. Facciamo ride, ho fatto del casino andando di là perché non trovo il preschit. Ok. E questo qua, questo sembra una Bibbia tipo di Bloodborne. In realtà è semplicemente la custodia del gioco. Non c'è scritto niente, praticamente nulla. Ci potete nascondere quello che volete. Esattamente. Il pranzo, la droga. C'era anche un artbook, ma non ce l'ho qua. Sì. E la cosa che un po' mi dispiace è che io speravo che fosse una roba realmente da leggere. Invece c'è da leggere praticamente la prima pagina in cui spiegano la sinossi del gioco e ci raccontano chi è Hidetaka Miyazaki,
che non è quello della città incantata. No, 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 no. Hidetaka Miyazaki è il pazzoide che è a capo di From Software. E la sinossi è: affetto da un male misterioso, il nostro protagonista si ritrova a vagare per la città di Yharnam in cerca di una cura. Affronta le tue paure mentre cerchi le risposte nell'antica città colpita da una strana epidemia che si sta diffondendo rapidamente per le sue strade. Yes. Pericoli, morte e follia si annidano dietro ogni angolo di questo spaventoso e oscuro mondo. A te il compito di scoprire i suoi più reconditi segreti se vuoi sopravvivere. Va bene, ah, tra l'altro ricordatevi che stasera c'è il live del Drago d'Oro dove c'è il Valentini tra i giurati. Oddio. No? Mamma mia. Lo so, hanno scelto il peggiore, però che cosa ci vogliamo fare? Gli abbiamo mandato quello più inutile. Sì, abbiamo anche... Giustamente. Peraltro ha detto che se ne starà in albergo, non andrà neanche a vedersi la premiazione.